Ciao Bilancia, benvenuto sul mio YouTube canale The Italian Subtitle by Kichito, benvenuto su questa lettura per l'amore fino alla fine di febbraio 2024. Ti chiedo Bilancia di non far forzare questa lettura, se non ti corrisponde questa è una lettura generale. Se vuoi una lettura privata con me trovi tutte le informazioni sul mio info box. Adesso vediamo che succede per te. Bilancia, sei non solo un ascendente, una luna, un venere, qualunque pianeta su questo segno può essere questa lettura può far per te. Iniziamo, my love team, datemi per favore per la mia bilancia, la quarta casa, casa e famiglia, e la quinta casa, da dirigere un po', no? Tra cosa ti può divertire, cosa ti porta le responsabilità di casa, quanto è giusto da interagire con, per divertimento, per anche sapere quanto bisogna essere, no? Seri. Dove ci porta le responsabilità? Vediamo, dammi per favore due Oracle Card, solitudine, sacrificio. 12 e 9 porta un 21 e un 3. Disruption sotto il mazzo. In questo momento vedo che hai tanto da fare. E questo tanto da fare perché hai responsabilità di qualcosa, mi stai facendo vedere che ti porta un po' a rinchiuderti e non ti piace. Leggo of control issue. Lascia andare al controllo, no? True love. Sotto il mazzo, vero amore. È come che mi confermi e mi dici, Bilancia, questa volta devo farcela da sola, o devo farcelo da sola, da solo. Ti è un po' pesante, però ce la puoi fare. Ti è un po' pesante in questo momento, Bilancia. E tante responsabilità di casa. Com'è che dici non vedo l'ora di divertirmi o di lasciare andare? Ho quei 5 minuti per me, o non lo so, vediamo, è strano. Dammi il presente, il cavaliere di bastoni, sette di spade, il ragazzo di denari, sei di spade. 4 di bastoni per il challenge, che cosa ti ostacola. 2 di bastoni per cosa non vedi, l'appeso. E il 2 di spade, c'è qualcosa che non vedi qua. Non vedi chiaro. Però ti mette anche un po' di un stato di confusione. Io cosa ti posso dire? Bilancia, non aspettare. Se stai aspettando qualcosa che si muove, sei di bastoni sotto il mazzo, se stai aspettando di che si smuove qualcosa, non aspettare, Bilancia. Ci rimetti tu. Non so a cosa mi stai riferendo qua. Può essere anche di nuovo, può essere di casa, ti porta tanta energia. Casa e famiglia ti porta tanta energia, però può essere anche per un matrimonio. Due di bastoni per cosa non vedi, devi farla quel step, no? Quella decisione che ti porta a fare, no, una conclusione, qua devi farla. Perché mi parli un po' di comodità in questo momento? O cerchi di vedere una circostanza, situazione in una situazione diversa? Vediamo. Non lo so, non mi stai parlando chiaro chiaro. Vediamo, dammi il 2 di spade, lo scoprirò. The Hierophant, 7 di coppe e il matto. Sotto il mazzo l'imperatore. Può essere il bilancio e tu ti chiedi se questa situazione si è mutuata, perché non si fa avanti?
O perché tu non ti fai avanti? C'è qualcosa qua là che ti blocca, perché tu dici io vorrei vederci chiaro, vorrei essere, anche essere serena con me stessa, però c'è qualcosa qua che ti trattiene per fare un passo, una vita con te, per te, o ti mette anche un po' di stato di confusione perché una situazione ancora non si è fatta avanti. Hai delle aspettative, Bilancia? Come che ti aspetti qualcosa? Dammi il cavaliere di bastoni, l'asso di coppe e il 4 di denari. Sì, 4 di denari, 6 di coppe e l'asso di coppe. Dammi 7 di denari, voglio vederci chiaro. 4 di spade, la regina di coppe e il 9 di bastoni. Allora, Bilancia, ascolta. Se una cosa è chiara per te, non ti piacerà quello che ti dirò, però sarà un po' tosta, però non deve essere neanche la tua lettura e può essere anche viceversa. Se una cosa fa per te, tu pensi che veramente è la tua situazione, la tua persona, quello che è, la tua storia d'amore, non deve essere necessariamente per l'altra persona, Bilancia. Perché tu mi dici, ma se io sono qua, no, per investire, sono qua a aprirmi il cuore, per questo mi davi un po' di... Tu mi dici, se siamo, no, anime gemelle e il destino ci ha portato insieme in qualche modo, perché sono ancora a aspettare? Perché stai tenendo qualcosa ancora forte, molto troppo forte verso di te? Per questo il sacrificio, è come che tu ti stai sacrificando la tua vita un po' troppo, Bilancia. Ma io lo amo, o io lo amo, la situazione persona così com'è. Ho capito, Bilancia. Ma non vuol dire perché noi amiamo, deve essere... No, viene... Risposta così la stessa energia come la diciamo noi, no? Non possiamo, ma neanche pretendere, non sto parlando di pretese. Sperare, ecco, sperare che qualcuno replichi il nostro amore, Bilancia, non possiamo, non va. Perché se siamo noi pronti ad amare, no, a confrontare, non possiamo avere le aspettative che fanno l'altra circostanza o persone con noi. Non possiamo. Non deve essere necessariamente romantico. Lo saprai tu. Non lo so, può essere anche famiglie, può essere amici, non lo so. Perché io vedo che ti stai sacrificando, me lo dimostri, mi sto sacrificando. Nessuno te l'ha chiesto di farlo, Bilancia, nessuno. Sei tu a deciderlo di fare. Questa è tosta di Bilancia, lo so, non ti piacerà. Però se ti metti le mani nel cuore, se questa è la tua lettura, Bilancia, mettitela nel mano nel cuore, perché ti stai sacrificando? L'amore non c'è sacrificio, c'è qualcosa, allora con cosa lavori? Con cosa puoi lavorare? Ci sei mai chiesto se l'altra energia, l'altra persona, se l'altra situazione non ti risponde, no, non ti risponde, con cosa lavori? Con niente. Per questo è un sacrificio, perché non puoi lavorare con niente, non c'è niente da lavorare, perché un'altra energia non ti risponde. Che cavolo fai là ad aspettare? Perché è un sacrificio. Ok, ma l'amore non è un sacrificio. Per questo, e già questo ti contraddice, capito cosa voglio dire? 6 di spade e il 7 di denari, 2 di coppe e la luna. E il carro sotto il mazzo. Sta a te, Bilancia. Se vuoi aspettare ancora e sacrificarti e sai che non puoi lavorare con niente, sta a te, Bilancia. Non ti posso costringere, tu sai la tua vita meglio di me. Ognuno, no? Sappiamo quello che vogliamo fare nella vita. 4 di bastoni, l'appeso, il ragazzo di bastoni e la regina di denari.
il mondo sotto il mazzo. Perché tu mi dici non può finire così, non può una situazione finire così, tutto all'improvviso, no? Io per questo sono qua e aspetto. Aspetto alla comunicazione, però si vede che ti è pesante, perché sei in limbo, sei là appeso. Non... Dammi 2 di bastoni per cosa non vede e per cosa non, sì, non vede. Questo giorno, bilancia, un giorno devi farti questa, dovrai prendere questa decisione perché ti è pesante, è un sacrificio troppo grande che stai aspettando. Anche se in questo momento non lo vedi, o forse fai fatica a vederlo, che un giorno devi prendere questa decisione per lasciare andare, poiché puoi anche amare, no? Dal lontano, però se la tua vita la fai aspettare o fai aspettare la tua vita e la tua vita è ferma per una circostanza, situazione, persone che non puoi lavorare, non ci puoi lavorare perché non ti risponde, che cavolo stai a fare? Un giorno dovrai prenderla questa decisione, bilancia, anche se fa male. Dammi l'appeso, 3 di coppe. La stella e il 10 spade. Se non lo fai tu, bilancio, lo farà l'universo. E questo è un l'asso di spade sul mazzo. Lo so che non vuoi sentirlo dire, ma se non lo fai tu, ma veramente a pensarlo, no? No, solo a dirlo, sì, ok, non ci penso più. No, veramente, energeticamente sta parlando. Se non lo fai tu, bilancio, lo farà l'universo. E non sarà facile, eh? Di nuovo, bilancio, non deve essere necessariamente amore, quell'amore, no? Romantico. L'amore può essere tutto. Lo so, non è facile. Ci ho passato anche io, bilancio, credimi. E il 2 di spade di nuovo, il ragazzo di bastone e il 2 di denari. Perché tu dici sempre sì, io aspetto tutti i giorni questa telefonata, questa comunicazione, la sto aspettando tutti i giorni. Forse oggi? Forse domani? Quanto è il momento giusto da interagire per andare avanti, no? Non è che un giorno ti alzi e bilanci e dici ok, oggi sai che c'è, oggi non ci penso più. No, non va così. Pian pianino. Pian pianino, con piccoli passi, puoi andare veramente lontano, piccoli passi, non aspettiamoci tanti, no, non ci aspettiamo miracoli da intraprendere, no, con piccoli passi puoi andare avanti, ma veramente avanti, senza aspettative. Perché tu dici, sì, può essere oggi, si fanno vivi, si chiamano, può essere oggi e guardi tutto il giorno questo cellulare, no? Allora domani, forse domani, e così il tempo passa. Ma passa anche così la tua vita, no? Bilancia, spero stesso ti ho potuto aiutare. Un like se ti è piaciuto. Noi ci vediamo domenica con la mia lettura domenicale. Un caro saluto dalla Tuluana e ciao ciao.